Ciao Paola. Ciao. Allora, innanzitutto mi presento, io sono Mariam. Come stai? Un po' agitata, un po'. Va bene, allora comunque innanzitutto ti ringraziamo molto per averci dedicato un po' del tuo tempo per raccontare la tua storia e tutto. Ti ringraziamo molto anche per il coraggio che hai comunque di metterci la faccia per raccontare anche questa storia. E, prima di tutto ho visto anche che siamo iscritti alla stessa scuola. Sì. Siamo iscritti al Giordani. Come mai hai deciso di iscriverti al serale, al corso serale? Questo fa un po' parte di tutta la mia storia, nel senso che io in pratica anni fa ho avuto un danno cerebrale e ero incapace anche di formulare una frase. E poi, siccome io ho sempre letto molto, è stata mia figlia che mi ha detto: ma mamma, se leggi sempre e hai sempre desiderato frequentare la scuola, perché non lo fai, no? E io, ma no, ho 45 anni, dove vuoi che vado, no? Così, cosa? Poi non so neanche parlare, no? Cosa posso fare? A scuola addirittura. E io ho iniziato, so parlare, come vedete, so fare un discorso, non mi perdo. E sono anche una delle prime della classe, è incredibile, e sono fiera di me. Okay. Motivazione è questa. E questa decisione qua, dunque, sei stata spinta da tua figlia? No, incoraggiata. Incoraggiata? Sì. O riguarda anche questioni di lavoro? No, non ho nessuna ambizione. È proprio una vittoria personale mia. Ah, ok. Okay. E... cioè, dopo tanti fallimenti, basta, no? Ciao. Ciao, io mi chiamo Samia. Ciao. Allora, vuole raccontarci un po' della sua storia, esperienza? Sì. Ok. Allora, io sono nata e cresciuta in Canada. Sono arrivata qua a 12 anni, che non sapevo la lingua. Io mi chiamo, queste cose qua, sì. Non lo so, tutto inizia da subito perché sono un po' culture proprio diverse, cioè io sono arrivata qua e mi ricordo che sono stata molto presa in giro, molto. Perché non sapevo la lingua, non sapevo leggere e anche per il modo in cui mi vestivo, no? Sicuramente non alla moda. Da subito sono stata un po', cioè un po' tanto emarginata e francamente mi sono chiesta parecchie volte che cosa avessi di sbagliato, no? Perché te lo chiedi, no? Vedi che gli altri sono, c'è affiatamento, c'è amicizia, ci si invita nei vari posti, no? Eppure io ero quella che non era gradita come la mia presenza, no? È come se, anzi, la mia presenza è come se dava fastidio, no? Come al mondo, no? Agli altri. Ho cominciato da subito a isolarmi, questo sì, e perciò ero proprio cambiata. Io che ero molto allegra, molto felice, mi piaceva proprio la vita. Ho cominciato a isolarmi e ho cominciato anche a smettere di portare i miei vestiti colorati e ho cominciato a
vestire, vedevo questi strappi che andavano ai miei tempi, cioè vestirmi come le persone che come me erano le più tenute lontane, perciò le persone con difficoltà, che erano un po', cioè io venivo più accolta dalle persone con delle non dipendenze, però che bevevano o fumavano già le canne, no? Mi sentivo più parte di loro, no? Che parte delle persone normali. Okay. E ovviamente io ho cominciato a usare queste sostanze stupide, la canna, no? Non ti fa niente. Sono andata avanti così, anzi è come se fumando io cominciassi a essere ritenuta una persona che wow, no? Cioè puoi sei una grande, anche te fai parte di noi, no? E ho cominciato a sentirmi parte di un gruppo, perché la solitudine è devastante. Niente, poi il passaggio dalle canne, dalla bevuta all'eroina è stato un attimo, è stato un attimo. Cioè uno è vero, dice vai, provo, no, questa cosa. E poi smetto. E da lì non si esce più. Da lì non si esce più. Perché? Perché senti, ti senti bene, ti senti libera, è una sensazione bellissima, non senti solitudine, senti anzi di essere quasi padrone del mondo, che non hai bisogno di nessuno, che tu sei... che è veramente tutto bello, no? E poi si ride, perché fa ridere, si è circondata da tante persone, amici, perciò la vita era diventata molto più divertente. E poi a un certo punto si trasforma in qualcosa di che non è più divertente, perché diventa il tuo motore, diventa la tua motivo di vivere, cioè senza questo non vale neanche la pena amare, non c'è un vero, io ho avuto tanti morosi, è un amore che andava solo se c'era quello, era un'amicizia che rimaneva compatto solo se c'era la droga, se no non si usciva nemmeno, si era depressi, il muso, la tristezza, non valeva più la pena, non aveva più valore in niente, ascoltare musica, guardare la tele, leggere un libro, addirittura le vacanze ti potevano portare in un mondo paradisiaco che non c'è più niente, non c'è più un sentimento.
Io ho iniziato a 13 anni e sono arrivata a tentare anche il suicidio, questo a 17 anni, perché quando vedi che tutto non ha senso, è meglio finire, basta. No. E qua io sento il bisogno, la necessità questa è un'intervista per i giovani, ma io sento l'esigenza di avere un debito di gratitudine verso i miei genitori, perciò voglio parlare anche della famiglia. Io sono molto anche stanca di vedere tanti dibattiti, talk show, no? In televisione, di psicologi, psichiatri, terapisti, studiosi, ricercatori che danno per scontato che dietro a una persona con delle problematiche di tossicodipendenza ci sia una famiglia assente. Perché non è vero. Io ho avuto due genitori straordinari, una madre amorosa, severa, mi ha educata l'educazione anche con delle bastonate e tanto amore, da lei non sono mai rimasta sola, non sono mai stata lasciata sola, mai. E io ho cresciuto una figlia che non ha avuto una mamma esemplare, che non ha mai toccato una droga, alcol. È uscita da un liceo con il 10. Perciò io la trovo, cioè rischiamo di ferire i genitori con i nostri giudizi minchia, scusate, ma non mi viene un altro termine. Cioè, come ci permettiamo sulle basi di studi? Cioè, non è vero. Cioè, non è scontato. E chiudo qua, perché quando io ho tentato il suicidio, a letto con me nell'ospedale c'era mia madre. Io sono seduto qua, mi risulta difficile parlare, cioè tremo, non per l'ansia, ma sentire come parla, la sua voce, il dolore nella voce che prova, l'amore che prova per sua figlia quando ne ha parlato. Cioè, mi risulta molto difficile dire qualcosa, interromperla. E lei ha parlato prima del buddismo, che lei è buddista. Come si trova la motivazione, come si trova il coraggio di affrontare questa cosa, di dire ok, io sono Paola e non voglio più essere questo, come si trova la motivazione in una situazione del genere? Io ho ricominciato poi in pratica dopo questa storia con la droga, perché nonostante avessi una figlia che uno giustamente dice sei anche madre, no? Non ti vergogni, cioè come ti viene in mente? Non so dare una spiegazione, no? E comunque prima di decidere di mettere in atto il secondo chiusura nella vita, ho incontrato questa donna, Gigliola, che mi ha parlato del buddismo in biblioteca, perché ancora, no? Cioè, biblioteca. E mi ricordo che cioè io le avevo detto che
non volevo più essere me, che volevo essere, cioè appunto volevo cambiare, togliere questa parte schifosa della mia vita, no? E io la cosa che più mi ha stupito è stato che lei mi ha detto che io sono bellissima così. Ah, io, cioè, io bellissima così. Cioè, era la prima persona che mi avesse mai detto una cosa del genere. Oltre alla famiglia, no? Una perfetta sconosciuta. E la frase che mi ha colpito è che non fallisce chi cade, ma chi non sa rialzarsi. E io continuavo anche a drogarmi nel frattempo e paradossalmente, nonostante stessi bene, cioè anziché diminuire la droga, la aumentavo. E, ok, io lì avevo proprio portato la mia famiglia alla devastazione completa. Cioè nemmeno quando avevo 16 anni avevo rovinato loro in questo modo. Ho venduto tutto quello che si potesse vendere, tutto. Cose mie, di mia figlia, di mia madre. Ho rubato tanto, anche ad amici. E, ho fatto cose molto brutte per la droga, molto brutte. Ho perso ogni lavoro che riuscivo ad avere. I miei genitori ho tolto da entrambi 10 anni di vita. Ho capito che appunto la vita mi stava dando un'altra opportunità. Mi stava chiedendo chi volevo essere. Che ero, cioè se ero d'accordo con loro o se Paola aveva un valore, se Paola fosse altra. E in quel momento è stato meraviglioso, ho girato la macchina e sono andata a prendermi un gelato, cioè tipo da, cioè una roba del genere, e l'ho mangiato tutto e io da lì non ho più toccato la droga. Ha parlato del fatto che è arrivata qui in Italia, della moda, che si sentiva fuori posto. E la cosa che voglio che passi ai giovani è che seguire le mode a volte non ci rende felici, non ci fa sentire più accettati da un gruppo. Per esempio adesso c'è la moda nella musica di lanciare, di commercializzare la droga, di commercializzare quanto faccia bene, quanto sia divertente. Adesso ci sono droghe che si possono fare in 5 secondi, in farmacia, che si chiama Lean, e molti cantanti continuano a propinare questa droga ai ragazzi. Cosa direbbe a questi ragazzi? Lei ha avuto gli stessi messaggi da parte della musica al suo tempo? Cosa farebbe capire a questi ragazzi che è sbagliato? Quella moda non è una moda da seguire, non è un vestito, è qualcosa che ti porta inevitabilmente in un giro da cui difficilmente puoi uscire. Beh, questo anche ai miei tempi, questa c'erano i cantanti che non è che esplicitamente incoraggiassero, ma il messaggio era quello comunque. Ora tutto è libero, però non ci ricordiamo che la mente dei giovani, dell'adolescenza in particolar modo, è fragile. Plasmabile. Bravo. E rischiamo, cioè, veramente di fare dei danni. Ma dei danni veramente, cioè, stiamo parlando della vita.
cioè che cioè, mi chiedo veramente con quale coraggio possiamo mettere a rischio la vita di giovani. E perciò io credo che noi ci aspettiamo sempre, e questo l'ho imparato dal buddismo, che il cambiamento venga dall'alto. È che noi, molte persone dicono, ah, ma io cosa ci posso fare? Ma non solo per quanto riguarda la droga, su tante cose. Ci aspettiamo sempre che siano gli altri dall'alto a fare il cambiamento, no? Cioè, cosa fai quando con il tuo vicino di banco? Cioè, ti hai mai osservato, voluto, avuto le palle di osservare veramente tutti i tuoi compagni di classe o di scuola? Non puoi dirmi che non hai visto chi è tagliato fuori. Non lo puoi dire. Perché purtroppo ci sono, e tanti. Ma non perché sono tossici, perché sono timidi, perché sono... hanno, non so, un difettino che fa sì che vengano tagliati fuori, o perché non lo so, per mille motivi abbiamo trovato milioni di motivi per cui una persona veramente, ma alcuni non ce ne accorgiamo neanche se erano in classe, cioè io lo trovo una cosa tristissima a livello umano. Io credo che tutti noi possiamo fare, ma tutti, lo so che lo sentiamo dire, no, a grandi parole, ma facciamo questa cosa. Ma noi possiamo davvero fare la differenza tra quella ragazza che andrà a casa devastata e che domani non vorrà prendere quella corriera per venire a scuola, perché ha paura, addirittura ha paura. Bullismo, cioè, è lì che dobbiamo intervenire, è lì che possiamo veramente aiutare i giovani. E allora non ci sarà neanche bisogno di droga, perché io sto bene, sono accettata, ho amici, l'amicizia è tutto. È bello la cosa che ha detto, l'amicizia. Tanti ragazzi non hanno la possibilità magari di avere qualcuno con cui parlare, magari non hanno questo rapporto con i genitori, non hanno un rapporto con un amico, con un'amica per confessare le cose. Allora la solitudine diventa una cosa che, parlo personalmente, è difficile da affrontare, perché affrontarla da solo, appunto, solitudine è dura. Cioè, quello che io ho capito con le mie esperienze è, se sto bene da solo posso star bene con gli altri, ma se io sono così fragile da non poterlo fare, vengo sopraffatto, vengo distrutto. Cioè, esatto. Come affrontava la solitudine lei quando si stava nella sua cameretta e pensava di essere sbagliata? Lo affrontavo solo con la droga. Era l'unico modo. Era l'unica via. Era l'unica via per me. Ma proprio perché nessuno si accorta di me. Ok. Proprio perché non c'ero per nessuno. E sì, è vero, i genitori ci sono sempre, ma pensi sempre che sei amata perché è mia mamma. Esatto. Hai capito? È quello che vorrei incoraggiare i giovani anzi, a maggior ragione, che probabilmente sono in questa situazione. Non permettete che succeda. Fatelo voi per primi. Cioè, anche perché la sofferenza l'abbiamo provata tutti. Sappiamo benissimo quella persona come sta. Sappiamo benissimo. Non possiamo dire non abbiamo visto, non sapevamo. Perché sapevamo.
Cioè, non ci sono scuse. Se vuole esprimere, lanciare, dire una frase, lanciare un messaggio, qualcosa comunque che faccia dire alzatevi da quella sedia, alzatevi da quella cameretta e comunque fate questo primo passo di cui ho parlato prima. Ok. Ok, allora ti racconto la mia ultima esperienza. Okay. Io sono 3 anni che lavoro in un'azienda metalmeccanica. Io sono entrata lì e come ultima arrivata si vede che non so, ci sarà questa convinzione che l'ultimo è giusto che faccia la sua gavetta, no? Che deve sentirsi anche un po' messo da parte. Fatto sta che io a quella epoca ero già iscritta a scuola e studiavo nella pausa pranzo da mezzogiorno all'una e un quarto e dovevo per forza studiare, era l'unico momento che avevo per farlo e venivo molto preso in giro da tutti. Sono stata 2 anni a mangiare da sola, 2 anni a mangiare da sola, 2 anni che nessuno voleva lavorare vicino a me. E sono stata sola anche lì. La fatica ad alzarmi la mattina per dover andare a lavorare, il lavoro in sé non mi ha mai disturbato, mai. E la fatica di ritornare a sentire il disagio delle persone che ti parlano dietro. È triste. E anche lì mi stava riportando a quella situazione, all'emarginazione, alla solitudine, no? E io avevo deciso che avevo portato tanto male nella mia famiglia attorno a me, che avevo deciso di portare gioia ovunque andassi. Ed era una promessa che io ho fatto a me. E io ho visto che questi al mattino non mi salutavano, no? E io sono sempre entrata con un sorriso e a dire un buongiorno gioioso. Cioè, li sorprendevo, no? Cioè, loro, secondo me, si aspettavano la mia rabbia. E io vedevo questo stupore, no? Cioè, non faceva presa la loro rabbia, non colpivano, no? E tenere quella direzione, io porto gioia, anche se tu vuoi portare oscurità, non lo permetto, perché la mia vita ha un valore adesso, la mia vita ha un valore e io non permetto più a nessuno di ferirmi, perché ho capito che cioè anche quando fallisco le cose, perché io ancora sbaglio, ancora fallisco, ancora sento delusione, frustrazione, tutti i sentimenti che sono umani, si proveranno per sempre, no? E il buddismo mi ha insegnato che la vita è come, no? Il rio delle Amazzoni, no? Tu sei questo meraviglioso, no? Questo meraviglioso, immenso fiume, no? Che è fatto di tanti affluenti, okay, che entrano dentro, no? E quante volte io, una persona, io fallisco, no? E tutto il giorno, tutta la settimana, tutti i mesi, cioè tu ti continui
mi continuo a dire, ma sei, cioè, ma che coglio, sei proprio una merda, ma guarda, non vedi che fallisci tutto, non vedi, ancora hai fallito, ancora. E il buddismo mi ha insegnato che è come, cioè diciamo che quello è un aspetto della mia vita, ma Paola è tutto il Rio delle Amazzoni, è come se io guardo solo quel ruscello e mi identifico in quel difetto, in quell'errore, in quello sbaglio, in quella incapacità. Ma io sono tutto, io sono tanta altra roba. Ed è per questo che io continuo a vivere ogni giorno. E saper vedere le altre cose, tutte le cose, da un nuovo punto di vista. Ma Paola è bella perché c'è anche questo nella sua vita. C'è anche questa. E perciò è questo, scoprire chi siamo, cioè che è difficile, sai chi vorresti essere, ma non chi sei. Siamo come le cascate, no? Continuiamo a cadere, senza, come nel loop. Esatto, sì, esatto, bravo. Magari lo scopriremo, magari non lo scopriremo, però sì, il bello è quello. Sì, e tu lo senti quando sei te. E quando qua sei felice di essere te, e allora hai trovato te. Grazie, e io a voi. Grazie, grazie a tutti.